Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout hooray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown on the horizon. Got knocked down as he caught the ball. But he held on. And the Packers have gone out in front by 2 touchdowns. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 44 se non sbaglio. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Un affranto a Matteo Rubinato. È l'ultima puntata della stagione 2015 giocata. Adesso inizieranno le chiacchiere infinite da qua a settembre. Vabbè. Adesso è giusto chiacchierare, sinceramente, adesso ci sta. E poi chiuderemo alla fine con un augurio per l'anno prossimo e un invito a me stesso su come vivere la stagione l'anno prossimo. Allora, cominciamo con il solito graditissimo appuntamento con Coach Algondizio e poi torniamo noi, dai. Fratelli Packers, buongiorno, ancora buonasera da Coach Vini Argondizio. Cosa dirvi? Un po' di amareggiamento, un po' di tristezza, però abbiamo visto finalmente Green Bay giocare football di Green Bay. Sul 20-20 ci credevo veramente ancora. È giusto il sistema NFL con gli overtimes? Purtroppo, secondo me no. Penso che si dovrebbe adattare la regola universitaria dove tutte e due le squadre hanno una chance di vincere. Però cosa dire, Aaron Rodgers che è tornato a fare il leader, due ricevitori che abbiamo visto che possono giochicchiare in NFL, fanno la differenza? Penso ancora no, parliamo di Aberdeen e Janice. Abbiamo un giocatore noi come Fitzgerald, un playmaker? No, penso che è quello il profilo di giocatore che dobbiamo cercare in attacco. Sicuramente il commento che ha fatto Coach McCarthy sul peso di Eddie Lacy è giusto. Lui non può giocare in NFL pesando come pesa adesso. Bisogna che lui si metta a posto, o se no giustamente si può cambiare, perché è un grande running back e potrebbe essere un grande running back, però deve vivere più una vita d'atleta, se no non può essere, non può tenere fermo il nostro futuro. Io penso che una grossa parte della mancanza di questo, dei nostri insuccessi in attacco, è stato uno, gli infortuni di attacco, due, l'assenza di una continuità nel running game, e tre, ovviamente dobbiamo avere dei playmakers. Sono rimasto estremamente contento anche senza Randall Cobb, siamo riusciti a tenere botta la partita. Ringrazierei a signor Jones, ma penso che anche per lui è tempo per andare in pensione, o potrebbe essere un'ottima riserva. Che dire, in difesa, commenti di Mike McCarthy che dice che Clay Matthews dovrebbe tornare outside linebacker fisso, mi rende estremamente felice. Penso che devono andare sulla free agency market e anche lì prendere un playmaker. Noi penso che abbiamo bisogno di un altro playmaker nella posizione di linebacker e forse anche sulla linea di difesa. Mi piacerebbe prendere un giocatore di calibro estremamente alto. Potrebbe valere la pena parlare con Houston per J.J. Watt. Sì, è un sogno. Sì, probabilmente sì, però si potrebbe fare uno scambio di qualche tipo. Per il resto, ragazzi, abbiamo giocato un secondo parte campionato terribile e siamo riusciti a tenere testa ai Arizona Cardinals. In ogni caso, niente di vergognarsi, teniamo la testa su, siamo dei Green Bay Packers. Perdere con disonore, con onore, delle volte può rinfrancare un pochino l'anima, però fa male, fa molto male, e grazie a Dio, grazie ai Packers, non siamo, come si dice, abbiamo giocato meglio di quello che abbiamo fatto vedere nel passato. Ragazzi, vi ringrazio sempre anche per gli auguri che mi avete mandato qui in ospedale, vi abbraccio tutti, buona giornata a tutti. Bello come sempre il coach, poi con quell'accento spettacolare, secondo me simpaticissimo. Allora, noi da dove iniziamo per parlare di questa cosa che è successa sabato? Allora, intanto non giochiamo domenica. Sì.
non giochiamo domenica e vabbè, io ci credevo, lo sai che io ci credevo fondamentalmente, anche te, anche se avevi pronosticato la sconfitta 28-20, è E poi quant'è finita, scusa? finita 26-20, mi pare, no? Guarda. Se trasformavano da due touchdown, la beccavi, Oppure mancava la safety che di solito veniva sempre da noi, quindi. Non saremmo andati all'overtime, però. No, dai. Allora, parlare a posteriori è abbastanza semplice, secondo me. Poi non sono d'accordo con chi dice che si tratta degli stessi errori dell'anno scorso. Intanto mi piacerebbe marcare una cosa, che come l'anno scorso ci siamo presentati in casa di quella che forse era la squadra più in salute del momento, addirittura NFL, ok? Dove praticamente l'80% di tutti quanti ci davano per spacciati, e invece con un gameplay della Madonna, una partita giocata molto bene, siamo arrivati a cosa? Ad un gioco da portare a casa una vittoria che per molti era insperata. Diciamo che per andare a casa di Arizona e vincere, sulla carta sarebbe servita la partita perfetta. Noi, pur non avendo fatto una partita perfetta né in attacco, e ne parleremo, né in E né in difesa, siamo difesa, e ne parleremo. andati a tanto così. Per cui, insomma, un episodio qua, un episodio là. Poi, voglio dire, per quanto mi riguarda, si può parlare di monetine, lanci delle monetine, Di errori arbitri, di arbitrali, trasformazioni da due, farle o non farle. game plan. Sì, di errori della difesa, eccetera. Però secondo Allora, posso, te lo me. Vai. dico, te la butto là subito, dopo ti interrompo, così leviamo due argomenti. Allora, regole dell'overtime, secondo me va benissimo così com'è, perché è vero, si premia la squadra che fa un touchdown, ok, e quindi non si dà la possibilità all'altro quarterback di prendere la palla in mano, però sostanzialmente se tu pensi che se la squadra che attacca per prima si limita ad andare ad un field goal per dirti, la seconda squadra ha comunque il vantaggio che può giocare 4 down sostanzialmente, quindi un po' si equipara i vantaggi delle cose. Sostanzialmente non starei qui a rimuginare sulla regola dell'overtime. È una regola dell'overtime sulla quale Mark Murphy ha dato il parere favorevole, cioè nel senso che non vorrebbe cambiare la regola. Secondo punto, 2 point conversion. Leviamole subito, parliamone subito e la leviamo subito da. Allora, il cuore al momento avrebbe detto andare per i 2 punti, no? Sì. Al momento, cioè. Poi, razionalmente parlando, sinceramente, la difesa stava giocando molto bene, Arizona ci stava un po' soffrendo, secondo me ci stava la. Io in quel momento ho detto non possiamo perdere la partita, te l'ho detto anche al telefono in quel momento, in questo momento no, non possiamo perderla, non possiamo perderla, non possiamo perderla. Le abbiamo perse perché è successo quello che era l'imponderabile, ecco. Quindi. Sì, tra l'altro Bah, secondo me. è facile dirlo a posteriori, secondo me doveva andare per due, doveva andare per due, però siamo quelli che dicono dovevamo andare per due, nel caso fossimo andati per due avessimo sbagliato, che ne so, un drop, un fumble, un incompleto, un sack, avrebbero poi detto ecco, McCarthy è una testa di cazzo perché è andato per due, doveva andare per uno, cioè, Come si fa ad andare tanto. da due quando la difesa stava giocando bene, bla bla bla. Quindi alla fine non ci si becca Esatto, mai. A posteriori no, sono no, no, tutti esatto, e sa. quindi. Non mi sento di tirare la croce addosso a nessuno, ecco, anche se chi dice il momento si deve andare da due perché comunque non è più il field goal, c'è l'extra, poi non è più un gimme, ma comunque è un field goal da 30 yard, e la difesa comunque era stanca perché era stato in campo molto del quarto quarto, il momentum era tutto dalla nostra parte, la difesa di Arizona era stanca, anche loro. Ci sono ragioni in uno o nell'altro senso, però Diciamo che poi, conoscendo il nostro attacco comunque tutta la stagione, noi siamo stati, mi pare, in short yardage, una percentuale molto bassa in stagione di conversioni. Siamo stati, sì, 5 su 6, mi pare, nelle trasformazioni da 2, ma in situazioni molto diverse, con squadre diverse, se vuoi. Poi quello che ha detto McCarthy, per esempio, sul fatto che comunque il personale che era rimasto in campo, cioè quelli che erano i ricevitori, era abbastanza inesperto in certe situazioni e probabilmente non si fidava neanche di questo, cioè magari che sbagliassero l'assegnamento, eccetera. E c'è da dire che effettivamente anche l'attacco in quanto tale, nella sola partita di sabato, non è che abbia fatto queste grandi cose da dire andiamo e queste 2 yard le prendiamo di sicuro. Infatti poi parleremo anche dell'attacco. L'unica cosa che io sinceramente ho pensato, l'avevo scritta su una chat, era magari, e questo l'ho pensato a posteriori, che ne so, schierarsi per andare da due, vedere com'era il matchup, la difesa, eccetera, e nel caso in cui non fosse piaciuto come era sistemata la difesa, prendere un delay of game, che visto che non avevi time out, comunque non potevi chiamarli, e
ti arretrava di 5 yard e avresti fatto una trasformazione da 1 dopo di 5 yard in più, quindi 38, che al chiuso, eccetera, ci può stare. Magari si andava a complicare il tutto, però insomma è una di quelle cose che a posteriori potevi fare. Io lì per lì ho detto intanto la pareggiamo e poi ci pensiamo, quindi. Io ti ho detto non la perdiamo, non la perdiamo, non la perdiamo, l'abbiamo persa. Però. Però quando è che l'abbiamo persa? L'abbiamo persa ai supplementari o l'abbiamo persa nel secondo tempo, secondo te? Allora, difficile. Allora, io sono convinto che a parte siamo entrati in campo un po' come al solito, in attacco parlo perché la difesa ci ha tenuto in gara tutta la partita, che se ne dice, anche se è vero che poi se vai a guardare la partita c'è Shields che ha droppato tre intercetti, di cui uno che avrebbe praticamente chiuso la partita, un fumble forzato da Nick Perry che è praticamente caduto sulla pancia di Carson Palmer che quindi è riuscito a tenerlo. Quindi tutti gli episodi non sono stati favorevoli, ok? A me l'attacco è piaciuto per il secondo e terzo quarto, è molto molto rivedibile per il primo e il quarto. Poi adesso tu mi dirai, e poi magari mostreremo poi, che anche quando abbiamo mosso la palla, in realtà l'attacco non è stato così esente da errori. Ci sono ovviamente delle giustificazioni e ci sono i soliti problemi di quest'anno. Sì, allora, partendo da qualche dato, abbiamo fatto 10 drive offensivi sabato e 4 sono finiti in three and out, sono il 40%, appunto, questo è facile da fare come calcolo, che è una delle percentuali più alte di questa stagione. E poi vabbè, abbiamo fatto due touchdown. Io sinceramente l'ultimo drive non lo considererei neanche, nel senso che è stato il drive della disperazione. Quindi facciamo 9 drive, 4 three and out, o meglio, 3 three and out e un 4 and out, quando si sono giocati il quarto e 5 dalle 20 yard nostre. E anche lì, io sinceramente lì in diretta ho pensato perché cazzo non pantiamo. Ah, Nel no, senso, io l'avrei giocato lì. no, perché in quella situazione alla fine mancavano quanto? Eravamo sopra il 2 minutes warning, mi pare mancassero 2 minuti e 30. Noi avevamo un solo timeout e il 2 minutes warning, quindi in ogni caso un primo down di Arizona avrebbe vinto la partita, in qualsiasi Sì. posizione del campo. Sì. Facendo il quarto down e non trasformandolo, li hai messi già in raggio da field goal e praticamente invece che fare un eventuale 3 and out per consumare più tempo possibile, hanno fatto 3 e field goal. E quindi si è passato da meno 4 a meno 7 e poi vabbè. Se avessero puntato, oddio, Mashday faceva dei punt abbastanza corti, per cui metti che partissero dalle 40 loro, quindi Sì, no, no, beh, guarda, non è erano che sia comunque in raggio da field sbagliato. goal, non so, poi magari comunque, visto che Arians Ha è stato giocato il down quella. lanciato, magari completavano e ce lo mettevano nel culo definitivamente, però E non lo anche so. lì sarebbe da discutere a vita sul secondo down giocato da Bruce Arians. Ah sì, lo fa McCarthy, è un coglione. Esatto, mi verrebbe da dirti quelli, infatti, quindi facile dirlo, No, lo sai. però. Sai che a me queste cose qua, nel senso i due pesi e le due misure, non è che piacciono più di tanto, però glissiamo. Però alla fine, 4 three and out, poi hai fatto due drive lunghissimi, che però ti hanno portato solo 6 punti, e fondamentalmente non hai sfruttato, per esempio, il secondo intercetto, quello di Randall in end zone, e abbiamo lasciato, come si suol dire, un sacco di carne sull'osso in attacco. Poi, per dire, paradossalmente. Nonostante questi 4 three and out su 9 drive o 10 se si conta anche l'ultimo, abbiamo fatto 7 su 15 sui terzi down, che è una degli score più alti in stagione, Sì, perché non è male. siamo abituati al 33%, però si sono concentrati evidentemente in questi due drive, due tre drive decenti che abbiamo fatto. 1 su 3 in red zone, e anche lì, cazzo, quando si va in red zone, non dico sempre, ma bisognerebbe avere una percentuale di touchdown più alta. Vabbè, c'è stato tutto l'anno. Quindi anche per quello, sinceramente, che cazzo ti vai a giocare la trasformazione da 2 quando comunque in short yardage abbiamo sempre faticato parecchio. Però, prima dell'ultimo drive, Rodgers era 22 su 38, 160 yards, un touchdown, un intercetto, 0 sack, perché la linea offensiva in pass protection ha fatto il suo, 65,5 di rating. Che dire? Era abbastanza basso, sono numeri abbastanza. Poi i numeri sono stati gonfiati dall'ultimo drive perché abbiamo lanciato per 102 yard tutte su Jennings, tra l'altro, forse record di tutti i tempi per yard ricevute su un drive. E quindi si sono alzate le statistiche. Però sì, infatti. Allora, giustificazioni, infatti, è quello che alla fin fine noi ci siamo trovati a giocare un divisional in casa della squadra più forte o della seconda squadra più forte dell'NFL, ok? Con il quinto, il sesto e il settimo ricevitore, perché Cobb si è fatto male
praticamente subito, ok? E quindi noi ci siamo trovati a giocare con Jones, primo ricevitore, che era a spasso a fine agosto, e Janis e Brad Harris come me, che erano il quinto e il sesto, se non il settimo, perché c'era anche Miles White all'inizio del training camp. Quindi, per l'amor di Dio, qualche giustificazione puoi anche averla, eh? Sì, sì, per carità. Ovviamente qua non facciamo il processo, però, no, assolutamente, per esempio, poi vai anche a guardare il gioco su corse, e anche il gioco su corse, al di là di quella corsa un po' goffa sul finale di... Mamma mia, come ha detto forse che Nagler l'ha detto, cioè stava cercando praticamente un posto del turf dove andarsi a sdraiare, perché sì, a spiaggiare, perché c'è... Corri! Aiuto! No, perché se si guardano le statistiche, alla fine Lacy, Starks e Kuhn, che ha fatto una corsa per 2 yard, tutto sommato 20 corse, 114 yard, 5.7 di media. Vabbè. Sì, sì, a un certo punto le corse nostre erano sopra le 100 yard, le loro corse, che avevamo, di cui tutti avevamo paura, a un certo punto erano, segnano 25 yard. Però se togli le 61 yards di Lacy, fanno 19 corse, 53 yard, 2.8 di media, cioè... come loro, cioè come i Cardinals praticamente. La partita di domenica in attacco è stato un po' microcosmo, per usare una parola usata da Mike, della stagione, perché tu adesso hai un dato cronometrico, ok, che dimostrerà che il momento in cui Rodgers ha giocato sulla prima giocata che aveva, praticamente l'attacco si è sempre mosso. Nel momento in cui ha deciso di pensare, ha deciso di guardarsi intorno, ha deciso, non lo so, ha dimostrato che l'attacco si è fermato e abbiamo avuto gli stessi problemi che abbiamo avuto durante tutto quanto l'anno, anzi meno quello dell'offensive line, che abbiamo visto che se l'offensive line è sana ce la giochiamo contro tutti, insomma. Sì, praticamente nel primo tempo, quando abbiamo avuto quei due drive lunghissimi, insomma, in cui potevamo sì fare più punti, però in cui uno abbiamo mosso la palla, due abbiamo fatto punti, tre abbiamo tenuto fuori il miglior attacco dell'NFL dal campo, e Rodgers aveva tempo, questo qui è un dato ufficiale PFN esclusivo, non lo trovate neanche su PFF, tempo dallo snap a quando lanciava il pallone 2 secondi e 55, nel secondo tempo invece 3,65, quindi è un buon secondo in più. E poi, per esempio, per onestà intellettuale, se si vuole, togliendo invece l'ultimo drive in cui giustamente doveva percorrere più campo, per cui aveva bisogno di più tempo per lanciare, togliendo solo quello invece diventa 2,95. Sì, con questo vogliamo dire, non vogliamo dire che Rodgers è uno sfigato, che quindi dobbiamo mandarlo via e quant'altro, vogliamo dire che Rodgers è comunque il miglior quarterback dell'NFL, e qua lo rimarco, ok, che quest'anno ha avuto un anno meno bello del solito, ecco. Adesso noi, Salvatore posterà qualche screenshot dopo la puntata per dimostrare che fondamentalmente anche sia nel secondo quarto che nel quarto quarto di ricevitori liberi ce n'erano in giro per il campo. È che molte volte praticamente lui si è fissato su certe letture, non ha riconosciuto certi blitz, cose di cui Salvatore mi aveva già detto che praticamente era un maestro, ok, Rodgers, fino all'anno scorso. E sostanzialmente ha dimostrato che una lacuna di quest'anno, che sembra una meccanica povera, dei poveri fondamentali. Sì, praticamente è una cosa che noi abbiamo fatto già notare, il fatto che si fissi su una lettura, il fatto che a volte magari voglia andare sul profondo e guardi sul profondo e non si renda conto di quello che c'è, per esempio, nel flat, piuttosto che nei check down, dump off per i running back che escono dal backfield, e faremo molti esempi in questo senso della partita di sabato. Però appunto bisogna vederle queste cose qua, nel senso che stare qui a descriverle non rende, e poi magari passiamo anche per pazzi. Diciamo che il dato di 65.5 di rating è abbastanza indicativo, potrei fare infiniti esempi, ma per esempio anche ogni volta in cui è andato sul profondo ha sparacchiato a caso prima dell'ultimo drive. Poi ovviamente Aaron Rodgers è il miglior quarterback della NFL in quanto talento, in quanto mezzi atletici, fisici, tecnici, e per fortuna è venuto fuori nell'ultimo drive, ma prima non particolarmente. Per cui, cioè, io da questo punto di vista, in realtà, posto che la stagione è andata a puttane, sono tranquillo, perché l'anno prossimo penso e spero, ma soprattutto penso, che tornerà l'Aaron Rodgers che abbiamo sempre visto, conosciuto, eccetera. Però per quanto mi riguarda, appunto, non mi attacco a errori arbitrali e a errori della difesa. Secondo me, insomma, l'abbiamo persa con
queste cose qua in attacco che poi faremo vedere. Sì, sì, abbiamo lasciato sul campo moltissime yard, moltissime possibilità che in realtà ci siamo creati con il sudore, perché effettivamente la possibilità c'era di muovere la palla, di portare a casa qualche più punto, sicuramente c'era. Poi, cioè, vuol dire, non è che noi stiamo qui a inveire contro Rodgers, stiamo qui dicendo che fondamentalmente, cioè, purtroppo sbaglia anche lui ogni tanto, quest'anno ha sbagliato più del solito, ok? E appunto siamo sicuri che l'anno prossimo tornerà quello del sempre. Prendiamo un esempio con Tom Brady. Tom Brady no, ogni tanto sempre perfetto, però Tom Brady, cioè, è quello che rilascia la palla subito. Cioè, io non, difficilmente ho visto Tom Brady andare a destra o a sinistra o cercare di andare in roll out o questo e quant'altro. Tom Brady cioè, dà via la palla il prima possibile, sostanzialmente. Cioè, abbiamo visto che noi, quando Rodgers ha voluto farlo, e l'ha fatto sabato scorso, e l'ha fatto soprattutto domenica scorsa a Washington, la palla l'abbiamo mossa e nessuno ci poteva fermare. Sì, e poi quando ci mettevamo in moto eravamo anche belli da vedere, e sinceramente eravamo un dispiacere per le difese avversarie. Ma sì, perché comunque così facendo aiuti la linea, che deve bloccare per meno tempo, neutralizza la pass rush avversaria. Fondamentalmente, detti tu dove deve andare il pallone, la difesa non può fare altro che seguire. Per cui la metti, tra virgolette, in ginocchio con l'up-tempo offense, eccetera. Mentre invece, altrimenti, succede come è successo sabato, insomma. Sì, lui si fossilizza in certe letture, fa passare il tempo. E per dirti, anche per dire il drive immaginifico che ha fatto alla fine della partita, dove adesso la portiamo a casa, sostanzialmente ha fatto due errori clamorosi, secondo me. Cioè, il sack preso, che è un sack che tu non puoi prendere senza time out, è a un minuto dalla fine, prima cosa. Poi ha fatto il primo miracolo su Janis, ok, perfetto. E poi al momento lì abbiamo avuto un clock management che è stato da violenza sessuale, fondamentalmente. Non ho capito perché non ha snappato, fatto la spike. Ok, prima cosa, abbiamo perso almeno 20 secondi abbiamo perso lì, sì. non vorrei esagerare, per me almeno 20 secondi abbiamo fatto, siamo tornati con 12 secondi, detto, beh, ok, adesso ci sta forse un lancio veloce ad uscire, così perdiamo 10 yard e poi un altro mezzo Hail Mary, perché invece siamo andati subito per l'Hail Mary, per molto è andato bene, quindi ormai è un automatico per noi l'Hail Mary, quindi però anche lì ci sono stati errori che, cioè, no, che secondo me non ci stanno in un quarterback come lui, secondo me. E non è che lo diciamo io e te, basta, che siamo i primi due coglioni che arrivano. Parliamo lì, resteremo che coglioni, sostanzialmente. Però, vuol dire, cioè, leggendo in giro, ascoltando in giro, cioè, le prestazioni di Aaron di quest'anno sono state abbastanza criticate anche dall'altra parte dell'oceano. Allora, per l'amore di Dio, possiamo anche dire fare McCarthy, fare tutti quanti, fare Ted Thompson. Però allora cerchiamo di dare le colpe a tutti quanti a questo punto, giusto? È come un'altra cosa, chiudiamo la parentesi, il discorso della finestra. Non è che la finestra si sta chiudendo per Rodgers, sì, la finestra si sta chiudendo per Rodgers e per i Packers. Poi non è vero che si sta chiudendo, perché comunque altri almeno 4-5 anni buoni ci sono ancora, ok? E poi alla fine finisco con la mia previsione, con la mia profezia, ok? Però di questi 4-5 anni in cui la finestra si sta chiudendo, cioè Rodgers è un complice di questi 4-5 anni. Quindi, cioè, lui, cioè, il fatto che se noi vogliamo vincere, se vogliamo andare in fondo, c'è, cioè, una delle condizioni, perché Rodgers giochi da Rodgers. Sì, sì, ma poi tra l'altro noi non stiamo neanche pretendendo, anche negli esempi che faremo poi, negli screenshot, eccetera, quelli che abbiamo già fatto in passato, non stiamo pretendendo che faccia dei lanci della Madonna, perché c'era quello lì 75 yards downfield che era in realtà libero quando era... No, stiamo dicendo che non sta prendendo quello che la difesa concede, non sta riconoscendo determinate situazioni, non sta facendo quello che l'ha sempre contraddistinto nella sua carriera, e non stiamo parlando di lanci immaginifici che solo lui sa fare, di cose semplici. Sì, sì, assolutamente. Poi comunque, appunto, quando vedrete capirete quello che stiamo dicendo. Possiamo dire anche che, l'avevo accennato anche prima, il running game però è stato abbastanza imbarazzante, oserei dire. Nel senso, su 19 corse, 7 hanno avuto come guadagno 0 o yard negative. Ci siamo rovinati da soli nel primo drive con le penalità, perché loro hanno pantato, hanno fatto un three and out, e c'è stato un holding sulla linea di scrimmage di Palmer. Cavolo, me l'ho dimenticata quella lì, maledetto. Dovevamo partire dalle 40 nostre, siamo partiti dalle 10. 40, no? Dalle 47 addirittura. Poi hanno riportato dalle 27, gli hanno tolto 10 yard della penalità, quindi l'ha riportata da dove aveva preso il pallone Hyde, meno 10 di penalità, poi a prima azione, non contenti, anche una false start. E quindi lì ci siamo rovinati il drive in questo modo. E per cui direi che errori ce ne sono stati parecchi. Per esempio, una delle cose che ci aveva contraddistinto tra i problemi dell'attacco della seconda parte di stagione era stato i guadagni da parte dei running back nel passing game.
sabato Lacy e Starks 6 target, 6 ricezioni, quindi dici buono, 6 yard totali. Abbiamo perso un sacco di yard anche. Come dicevamo anche all'inizio, serviva la partita perfetta, forse non lo è stata, ma in realtà sarebbe bastato anche molto meno, ecco. Bastava molto meno, bastava molto meno. E sono convinto che ce la saremmo giocata anche domenica prossima. Ma sì, anche perché passando all'altra parte della squadra, ossia la difesa, ragazzi, tanta roba, il ritorno di Shields, tra l'altro, fenomenale. Sì, a parte che ha droppato tre intercetti, porca paletta. Vabbè, no, comunque è fantastico Shields come domenica, sabato scorso. Difesa che giocava contro l'attacco più forte dell'NFL, mi pare dalle statistiche, no? E a un certo punto, secondo me, Carson Palmer non ci capiva più niente, neanche lui. Primo tempo l'abbiamo saccato quanto? 4-5 volte? No, penso 3 sec. A 3 sec, ok. Poi ovviamente nel secondo tempo ha concesso qualcosa, anche perché comunque qualcosa devi concedere al miglior attacco dell'NFL, fondamentalmente. Però una cosa che mi sento di criticare, non capisco perché, mentre nel primo tempo abbiamo giocato molto, molto man to man, nel secondo tempo abbiamo giocato molto, molto di più una zone defense, che sappiamo che noi, non lo so, o non la giochiamo bene, o non abbiamo gli uomini per farla, non lo so. Nonostante questo, si sono dati avanti a noi per una giocata di puro culo, possiamo dirlo, o non è abbastanza giornalistico, perché è un passaggio deflettato che va in mano all'altro giocatore. Beh, cioè, non sapevo cosa dire. La difesa, secondo me, linea fantastica. Difensiva, secondo me. Linebacker buoni, molto buoni, sinceramente. Cioè, non si Peppers, può per dire esempio, penso niente. abbia fatto un sack, ma sia stato vicino a farne altri almeno due. Ecco, ad essere maligni, tanti dicono che abbiamo subito un sacco di holding che non hanno fischiato. Tanto per continuare con il discorso arbitri. Ah, Ok? tra l'altro l'arbitro di sabato arbitrerà Arbitra il Super Bowl, il quindi. Super Bowl. Vabbè, lasciamo perdere. Almeno insegnategli a tirare la monetina. Per quanto riguarda secondaria, secondo me è fantastica la secondaria. Ah Fantastica, sì. fantastica. Cioè, due intercetti, e poi potevano essere sei. Vabbè, ok, allora, due intercetti. E abbiamo annullato tutti a parte Fitzgerald, perché insomma Fitzgerald è impossibile da annullare. Ok, di più non poteva fare sicuramente. Sì, poi per dire, quel blown coverage che alla fine è stato attribuito a Randall sulla ricezione di 75 yards di Fitzgerald, aveva la pressione addosso, è diventato Houdini in quell'istante, visto che è sempre stato statua della libertà nella sua carriera, penso che abbia Fatto fatto lo spin move, uno cazzo spin fatto. move che non ha mai fatto in vita sua, l'ha fatto a Che non 36 farà anni. mai più, tra l'altro, No, appunto. no. E c'era, mi pare, Mike Neal che è arrivato con entrambe le braccia, stava per seccarlo per non si sa quale strano motivo non è riuscito. E basta, insomma, lui sì, Fitzgerald è stato lasciato da solo, ok, però con la Sì, pressione problema. che è riuscito a evitare, insomma, non sarebbe contato Sì. neanche. E poi, vabbè, ovviamente, sì, errore di Randall, che ha deciso di essere il rookie nel momento meno indicato della stagione. Però, fondamentalmente, poi cosa abbiamo? 4-5 missed tackle. Sì, beh, poi è stata la sagra degli orrori. Abbiamo fermato sulle 5 yard. Primo lancio incompleto, seconda chiamata molto coraggiosa da parte di Arians. E nessuno che ha guardato quella shovel pass su Fitzgerald è a casa. E rimane un po' di amaro in bocca la partita di domenica. Io sono ancora convinto che, nonostante tutti i limiti di quest'anno, i Packers, noi eravamo la squadra più forte, un po' per la mediocrità di quest'anno, dell'NFL di quest'anno, ok? E non possiamo, insomma, rimane abbastanza mediocre quest'anno, e un po' perché secondo me no, siamo forti, secondo me. Comunque ne avevamo di più degli altri, ne avevamo di più degli altri, e la stavamo tirando fuori al momento giusto, quello che ci serviva. E tra l'altro stavamo diventando sani, perché fondamentalmente il grosso problema di quest'anno era la salute dell'offensive line che è stata perfetta sabato scorso, e quindi con l'offensive line guarita, secondo me non pochi ci avrebbero fermato, secondo me. Ok, passiamo alle domande. Sì, allora, intanto c'è un bellissimo post sulla nostra pagina di Attix, non so pronunciare il cognome, scusami, che meriterebbe probabilmente una puntata intera. Vabbè, due Quindi, puntate. però adesso ci arriviamo. Intanto Egidio Casati ci chiede, appunto, tiriamo le somme su Mike McCarthy, e visto che siamo al main of season, siete anche voi per il firing o trovate che sia ancora l'allenatore giusto per noi? Quali sono le tappe, gli eventi dell'off-season che ci permetteranno di sopravvivere alla mancanza di football fino alla pre-season? Allora, le tappe, vabbè, il draft, OTAs, adesso le date giuste ancora non si sanno, per cui poi non appena si sapranno le date esatte,
magari li scriviamo, insomma, li... Assolutamente. Sì, dopo ci sono altre tre partite che contano poco, di Championship e il Super Bowl, però vabbè, se senti i Packers perdono un po' di gusto, però vabbè, insomma. partita più importante sarà il Pro Bowl, perché vedremo Mike con la camicia hawaiana, visto che sarà Ah, che bruttezza, mamma mia. diventerà il mio foto profilo, lo so. Aiuto, che brutto. No, vabbè, dai. Allora, io sono assolutamente per il non fire McCarthy e non fare Thompson, anche perché sinceramente, anche per coerenza per quello che abbiamo detto fino adesso, sicuramente Mike ha messo giù un game plan per la partita di domenica perfetto, oserei dire, sinceramente. Ok, può essere criticato per altri aspetti durante la stagione, ok, ma non sicuramente per la partita di domenica. Sicuramente non abbiamo perso per colpa di Mike, come secondo me non abbiamo perso l'anno scorso per colpa di Mike. Sono stati tagliati i coach dei running back, Sam Gash e Jerry Fontenot, quello dei tight end, perché altri sono i capri espiatori alle brutte prestazioni dei running back e tight end. Probabilmente, secondo me, è una mossa di McCarthy, che peraltro molti altri blogger e analyst dicono che non abbia ancora finito con i licenziamenti. Una mossa anche per dare una scossa all'ambiente. Giustamente, 10-11 anni che lì, ok, quindi forse sente anche lui che il suo tempo a Green Bay sta forse per esaurirsi, quindi o lo vince adesso o non vince più. Infatti, secondo me, se anche l'anno prossimo non porti a casa un Super Bowl o l'anello direttamente, cioè non raggiunge il Super Bowl o non arrivi, o neanche, cioè, se l'anno prossimo neanche arriva a giocarlo, il Super Bowl, secondo me, potrebbe venire messo in discussione, ok? Quindi per tanti, secondo loro, no, ci saranno altri licenziamenti. Quindi io non lo farei, farei una cosa sola, tanto per dare una mossa alla piazza, alla franchigia. Io manderei via Capers, ok? E non perché sicuramente la difesa sia da incolpare, anzi la difesa ci ha portato dove siamo andati, e sicuramente se non siamo andati più avanti la colpa è più per l'attacco e per la difesa, anche se effettivamente alla fin fine l'ultima giocata è stata concessa alla difesa. Ok, però più non per chi perde meriti, ma più che altro per dare una scossa, che magari è anche una motivazione sbagliata. Ok, e dall'altra parte cercherei di promuovere Joe Witt Junior, che è il coach della secondaria, mi pare, e perché negli anni ha dimostrato di creare dei buoni prospetti, di far crescere i prospetti da buoni, di farli diventare ottimi giocatori. Come un ultimo esempio, le due prime scelte di quest'anno, Rollins e Randall. Io non sono d'accordo su Capers, e in questo mi riallaccio ad un'altra notizia, che è quella per la quale i nostri special teams quest'anno sono i 17esimi dell'NFL, secondo Gosling, non mi ricordo come cavolo si chiama, quello È che fa. quello di Dallas Morning Esatto. News, no? Esatto. Quello che fa sempre queste classifiche. L'anno scorso eravamo 32esimi, quest'anno siamo 17esimi. Ora, è stato promosso Ron Zook, che era l'assistente di Slocum, per cui non è che sia stato portato un luminare in materia dall'esterno. La differenza l'hanno fatta, secondo me, secondo le partite, perché è quello che si vede, non tanto lo schema, non tanto chi li allena, ma il personale in campo. Abbiamo avuto un contributo grandissimo di Janis come gunner, è stato abbastanza bravo anche Goodson come gunner anche sabato, tra l'altro. Benjo. Benjo è praticamente il nuovo Jared Bush, e Rutkowski stesso ha fatto dei grandi blocchi, lo sai che lo devo citare sempre. Oh. Alla fine la differenza l'hanno fatta i giocatori in campo, quindi il personale. Con Capers, secondo me, è la stessa cosa, quindi non sto dicendo cose a caso, nel senso mi volevo ricollegare a questo. Quest'anno ha avuto il personale per fare determinate cose, per cui aveva un sacco di rushatori e riuscivano a rimanere abbastanza freschi con la rotazione. Con il personale giusto è riuscito a mettere, pur con le solite cose che ogni tanto combina, tipo le three man rush, è riuscito a fare una difesa da primi 10 dell'NFL, No, ma fondamentalmente. infatti non sto a criticare quello che è stato fatto quest'anno. Forse, ripeto, è una motivazione sbagliata la mia, quindi. Per cui, per rispondere per quanto riguarda invece i free agents, noi avevamo parlato anche sul gruppo, però Di come tight end vedete. abbiamo parlato. Non c'è moltissimo sicuramente né al draft, anzi, quelli forse sembrerebbe che quelli più interessanti tornino tutti anche per il senior year, e come free agent al momento più interessanti, a parte Gates, che secondo me ha finito la birra, ok? A me intriga molto la Darius Green, che sarebbe il suo erede a San Diego, ma vedo difficile che San Diego se lo faccia scappare. E Jermaine Gresham ci sarebbe, che è venuto anche in visita l'anno scorso. A me intriga anche Zach Miller, per dirti.
Sì, a me lui piace. Cioè, ma qui parliamo di free agent, non dell'acquisizione da 120 milioni di euro in 5 anni. Parliamo di una mossa soprattutto per la profondità del ruolo, ecco. Sì, ci vorrebbe qualcuno che... Perché alla fine Richard Rodgers in realtà non ha fatto una brutta stagione, nel senso mi pare 58-60 ricezioni o 58 60. ricezioni, pare sia Per esatto. cui, diciamo, quello che lo affossa, tra virgolette, è l'atleticità, l'atletismo, insomma, non in campo aperto, non... Esatto, non sarebbe da farlo giocare solamente in red zone. Sì, in red zone, o che ne so, c'hai cioè il terzo e quattro, lo metti dentro perché sa, ha delle mani della Madonna e... Assolutamente Però sì. secondo me non gli si può neanche chiedere di correre sulla seam per 30 yard, ricevere il pallone. Però purtroppo doveva farlo perché non avevamo altri tight end che potessero Esatto. farlo quest'anno. Quindi qualcuno che arrivasse, si occupasse della faccenda non sarebbe male. Anche perché, sempre per tornare ai nostri invece di free agents, Corless io penso proprio che andrà a cercarsi casa da altre parti. Allora, Atix, sto scorrendo il tuo post che, come ti ho già detto, è molto bello, però non so da dove iniziare a risponderti, nel senso che appunto ci vorrebbe una puntata intera. Di alcune cose abbiamo già parlato, delle altre, vediamo, per esempio, il discorso Lacy che è stato sostanzialmente smontato da McCarthy, andrebbe fatto, nel senso. A me sta benissimo che non l'abbia chiamato in causa durante la stagione, che sarebbe stata una distrazione eccessiva, e mi sta benissimo che l'abbia richiamato come l'ha richiamato nella conferenza stampa di fine anno, cosa che è inusuale nei toni per McCarthy, però ci stava assolutamente. Anche perché non dimentichiamoci che oltre a essere stato licenziato il coach dei running back, Sì, ha perso anche Lacy. Alonso Harris. Non lo ricordi Alonso Harris. No, Lacy cioè, ha fatto terra, cioè, gli hanno fatto terra bruciata Sì, intorno. e poi alla fine, insomma, non è neanche il discorso del peso, è proprio il discorso che è fuori forma, perché il peso è relativo, secondo me, il peso, però il discorso è proprio l'essere fuori forma, e l'abbiamo visto nella corsa di sabato, Sì, proprio qui io indicativo. resto sempre dell'idea che comunque, come ho visto, insomma, riguardando la partita in alcune azioni, secondo me lui dovrebbe giocare soltanto con il power blocking, insomma. Sì, Gli mettere... dovrebbe solo andare dritto e forte, secondo me, quindi, Sì, cioè, cioè gli metti una dovrebbero... party and pull, gli metti un fullback, lui segue quel buco, tra l'altro rispetto all'anno scorso è anche migliorato in questo perché non sbaglia più i buchi, diciamo. Però se lo metti in zone, lui non riesce a fare il cutback, non ha quell'agilità, ma non è il suo gioco, nel senso lui è un power back, è inutile. Perdonami, Starks è free agent? Starks è free agent, cosa fai? Non lo so. Ascolterei le sue proposte. Ascolterei le sue proposte e poi vedrei. Comunque gli direi: guardi, James ha fatto un po' tanti fumble quest'anno, quindi Vogliamo me la un milione mettiamo. per ogni fumble. Esatto. Quindi veda lei. Però ci sta anche che vada a cercare un ruolo di starter da altre parti. Ci sta anche quello. Sì, probabilmente testerà la free agency e poi magari se non gli andrà bene quello che sentirà da altre parti tornerà, non lo so. Esatto. Esatto. Quindi, io tra tutte queste cose qua mi sono perso, ci siamo dimenticati qualcosa? No, Fernando aveva chiesto qualcosa o no? Ah, sì, giusto. Allora, Fernando diceva facciamo il gioco dei GM. Ah, chi Questa è la vorreste? possibilità che prendereste. Tu vorresti Snyder? Io prenderei, se proprio andasse via Ted, Elliot Wolf a quel punto lì, con Ted Thompson che rimanga come consulente esterno, però ovviamente. E Snyder sarebbe bello, però, boh, secondo me ha fatto benissimo a Seattle, non voglio criticarlo. Però certe mosse a me non sono piaciute di Snyder. Sì, per esempio anche la trade di... La trade per Jimmy Graham non ha avuto molto senso, e dopo si è infortunato, quindi cioè, non è neanche giudicabile forse al 100%, okay? La gestione, boh, una squadra che secondo me nei prossimi anni è destinata solamente a scendere, Seattle. Oh, poi se sbaglio, spero di no, perché mi stanno sulle palle come neanche nessuno, però non la vedo essere costantemente lì. Altra domanda, poi noi ovviamente di tutte queste cose parleremo ancora a Sì, abbiamo profusione, quindi tempo. Abbiamo tempo, chi abbiamo tempo. prendiamo col pick 27 come ruolo? Questa è la domanda di Luca Belli. Se ci fosse un tight end che la merita, sicuramente sì. Anzi, se ci fosse un tight end alla 15, facciamo trade up, visto che buchi ce ne sono pochi, andiamo a prenderlo. Se non è un Esatto. tight end, visto che Clay tornerà a fare l'outside linebacker, è un inside linebacker. Però, ma non di quelli mezzi e mezzi, di quelli proprio cattivi, insomma. Oppure facciamo come ha fatto una volta al Davis dei Raiders che ha preso il primo giro un Panther. E ne No, avremmo bisogno no, ora. E ha preso no, il Panther, ha preso Janikowski. aveva preso anche un Panther, credo, sai? Adesso Okay, il ci Panther guarda. l'abbiamo preso noi al terzo round, Mike Sherman, BJ Sender. Com'è andata lì? Una merda, proprio. Va bene, dai. Vabbè.││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 
Fai due rapide previsioni su chi va al Super Bowl? Speriamo Arizona contro il meteorite. Io vorrei tanto un secondo anello per Peyton, che così dimostrerà anche il fatto che si può vincere anche 40 anni e non. Quindi Aaron può giocare fino a 40. Allora, dai, senti, chiudiamo perché abbiamo già rotto le balle anche troppo. Poi c'è Felice che deve chiudere. Profezia. Allora, no, 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 ci sta. Cioè, nei prossimi 4-5 anni ne portiamo a casa almeno due. Perché non è possibile. Insomma, allora, Però possiamo specifica che non stai discutere. dicendo altre due No, sconfitte. no, no, altri due Super Bowl, portiamo a casa due anelli. Non esiste. Cioè, allora, mi oppongo fermamente a qualsiasi persona che dica che il nostro è un problema di manico. Cioè, io non ho visto una squadra che sia sfigata come la nostra. Perché per perdere sette partite consecutive all'overtime, per perdere cinque delle sette partite che ha perso McCarthy ai playoff, li ha persi all'ultima giocata della partita. Non è, cioè, non esiste. Cioè, uno che è sfortunato su sette ne vince due. Cioè, non puoi andare 0-7, secondo me. Quindi, e anche se non volesse solamente girare, cioè per il gruppo che abbiamo, comunque resterà comunque nello zoccolo duro, rimarrà quello, insomma, nei prossimi anni a venire, ok? E siamo troppo forti perché non possiamo, no, no, non ne possono arrivare. E comunque, beh, saremo comunque lì a giocarci. E sono convinto che ormai ne portiamo due. E qui copio, faccio mia questa frase che è stata fatta da Drew Olsen, uno di ESPN Milwaukee. Nei giorni scorsi, io sono assolutamente d'accordo. Alex Gridiron non è d'accordo con me, però vedrai Alex, avrò ragione e quando avrò ragione mi inviterai a cena. E E ti farà bere il suo meraviglioso il suo drink. vino, Questi sento solo parlare, ma qua nessuno ha mai bevuto. esatto. Ma no. Ok. Io, insomma, sottoscrivo col sangue se vuoi questa cosa qua. Ci Ma no, vai tranquillo, non è possibile. Non è, no, non possiamo essere. No, 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 perché no, sai, non può ultimamente andare in stavo maniera cominciando a diversa. pensare che la legge di Murphy, che è quella quando una cosa può andare male, lo fa, in realtà sia la legge di Mark Murphy, per cui. No, 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 vai, vai, fidati. No, 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 cioè non esiste il contrario, cioè no, non può essere, non può essere. E Vediamo. quindi è Road to 51. Che suono me meno bene di Road to 50, però va È Road to 51. bene, Dove giochiamo? Dove giocano? Dove andiamo a giocare il Super Bowl l'anno prossimo? dai. Non ho idea, può essere New a Orleans, mi pareva. Minneapolis. Ah, Minneapolis, giusto, hai ragione te, Minneapolis. Lì sarebbe molto carino andare lì. Allora, io te lo dico che per la stagione 2016 l'apriremo in Sunday night a Minnesota. Ci sto, ma preferisco andare a vincergli il Super Bowl in casa comunque. Vabbè, ma è bello vincere la prima partita dello stadio, bellissimo. Va bene, basta. Ci siamo Basta. dilungati parecchio, lasciamo la parola a Felice. Matt, noi ci sentiamo adesso, non si sa quando faremo la prossima puntata. Noi No, no. dobbiamo andare alle Hawaii con Mike. Ma io la pancia ce l'ho, quindi. Comunque ci sentiamo prossimamente quando avremo qualcosa da dire, E comunque, no matter what, go pack dai. go. Sempre. Ciao Matt. Ciao a tutti, qui da Felice Nessuno, questa volta più triste che mai, perché come tutti sapete la nostra stagione si è conclusa, ahinoi, domenica scorsa con una sconfitta contro Arizona, sabato, la notte tra sabato e domenica, diciamo, e quindi anche per quest'anno dobbiamo rassegnarci e dobbiamo vedere trionfare altre franchigie. Si è conclusa una delle stagioni più strane da quando seguo i Green Bay Packers, perché è stata una stagione di alti e bassi, dove siamo arrivati ai playoff con pochissimi favori del pronostico, dove però nonostante tutto abbiamo passato le wild card e dove siamo arrivati a un overtime contro Arizona che dir si voglia è il seed numero 2 della NFC e visto la sconfitta pessima che avevamo subito qualche week fa, questa era sicuramente un passo avanti. Ammetto che a un certo punto ci stavo credendo veramente tanto, nonostante la mia diffidenza iniziale, ma non possiamo fare altro che rassegnarci per quest'anno, guardare già alla off-season che è cominciata appunto lunedì. Speriamo che in questa off-season Eddie Lacy perda quel centinaio di chili per farlo tornare l'Eddie Lacy che era l'anno scorso. Speriamo che Rodgers decida di restare Aaron Rodgers per sempre e non
a piccoli sprazzi, come abbiamo visto quest'anno. Speriamo che Richard Rodgers riesca a guadagnare quel metro all'ora di velocità che lo porti ad essere leggermente meno lento. Speriamo che Davante Adams impari a mettersi un po' di colla in quelle cazzo di mani, che non droppi tutti questi palloni. Speriamo che Cobb, mio amato Randall Cobb, possa capire che è meglio dimostrare in altri modi che si guadagna tutti i soldi che gli sono stati dati. Speriamo che ancora una volta Ted Thompson faccia un buon draft, che ci porti ad essere ancora più forti di quest'anno per puntare di nuovo al colpo grosso l'anno prossimo, perché noi siamo fatti così. Ogni anno dobbiamo e possiamo puntare al massimo. È stato un piacere passare con voi questa season, soprattutto è stato un grande piacere fare le mie apparizioni qui su IPFN. Speriamo di continuare ancora su questa linea. A risentirci presto. Go Pack Go, e ricordatevi, da oggi siamo già Road to 51. Times must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game, even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. 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 They really, 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 really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now.